Misure straordinarie per migliorare la situazione generale all'interno del carcere Spezzino. A chiederlo a gran voce sono i sindacati CGL, CISL, WILPA, PP, OSAP e SAP che ieri hanno incontrato il prefetto Maria Luisa Inversini. Tra le principali criticità da risolvere ci sono l'ottenimento di un direttore in pianta stabile che possa occuparsi in via esclusiva della struttura spezzina, l'assenza di un dottore e la carenza di personale. A questo si aggiunge la difficile gestione dei detenuti psichiatrici. L'ultimo episodio è avvenuto solo pochi giorni fa e a denunciarla è stato Sappe. Un giovane detenuto con presunti problemi psichiatrici in preda a una crisi isterica ha distrutto la propria cella. Detenuti questi, ha commentato il Sappe, che non possono stare dietro le sbarre ma andrebbero curati in appositi centri. Serve maggiore attenzione da parte del provveditorato regionale, responsabile delle carceri liguri. Non è il primo episodio di questo 2022, sempre i dati di Sappe parlano da gennaio di 32 episodi di autolesionismo, 5 aggressioni al personale, 3 manifestazioni di protesta collettiva, 1 decesso e poi 4 tentativi di suicidio, 17 invii urgenti in ospedali e una tentata evasione. La polizia penitenziaria ha ritrovato anche vari telefoni cellulari e sequestrato stupefacenti. A destare preoccupazione tra i sindacati anche i casi di legionella verificatisi in istituto. La struttura necessità di essere ammodernata e automatizzata e occorre dare risposte immediate al personale che è stanco e stressato. In queste condizioni, oltre alla tutela di chi lavora nella struttura, viene messa in discussione anche la funzione rieducativa della pena, ha dichiarato CGL.